Shabaka, giunta a questa quarta edizione, offre un'opportunità importante, quella di discutere del turismo consapevole, del turismo che verrà. I borghi, la valorizzazione dei borghi rappresentano per esempio un pezzo, un processo, un inizio importante per costruire la cosiddetta reputazione. Nell'indice di reputazione turistica messo in campo da Demoscopica, ideato da Demoscopica, noi abbiamo in qualche modo provato a misurare la reputazione delle destinazioni turistiche, tra cui la Calabria, attraverso, diciamo, un indice sintetico che misura la capacità di utilizzo dei social, le recensioni su Booking, sulle OTA, diciamo, da parte dei turisti, dei potenziali turisti. Bene, purtroppo in questo la regione non ha un primato, anzi ha un primato in negativo, nel senso che si colloca al penultimo posto per reputazione social. Ma da questo punto di vista io credo che ci sia molto da fare. Ci sono delle importanti iniziative da mettere in campo, penso per esempio agli 007 della promozione turistica, immagino 100-150 giovani calabresi che possono promuovere il Made in Calabria in tutto il mondo e aumentare i flussi turistici, penso per esempio alla possibilità di organizzare in Calabria in collaborazione con l'Ente Fiera di Milano la BIT Calabria a settembre, però, cioè quando diciamo, i giochi non sono ancora fatti per la costruzione dei cataloghi e dell'offerta turistica. Ecco, tutta una serie di iniziative che messe in campo possono, come dicevo in primo luogo poc'anzi, mettere in campo un turismo consapevole e costruire il turismo che verrà, ovviamente con un incremento dei flussi turistici e un miglioramento dell'offerta turistica.